Sì, siamo oltretutto, ci tengo a dirlo, contenti di lavorare su un allestimento che appartiene a qualche decennio fa, ideato all'epoca da Carlo Maestrini e poi ripreso da suo figlio Pierfrancesco Maestrini, perché questo ci dà l'opportunità di fare l'opera lirica oggi ancora alla vecchia maniera, in modo così volgarmente detto tradizionale, ma in questo senso il termine tradizione a parer mio indica giustezza nella messa in scena di un'opera. Io proprio in questi giorni, mentre provavamo Manon Lescaut, naturalmente è ambientata in un tardo Settecento, alla maniera del tardo Settecento, però attualizzarla magari anche con abiti più moderni. Poi c'è un linguaggio nel libretto, De Grieux si presenta a Manon dicendo: cortese damigella, il priego mio accettate. Come fa una a non essere vestito in tardo settecentesco, parlando in quella maniera? Sarebbe assolutamente ridicolo, e sono ridicole alcune trasposizioni per cercare con il falso mito di rendere l'opera più vicina al pubblico d'oggi. Il pubblico d'oggi vuole emozionarsi, vuole piangere, vuole vibrare e vuole gioire di quello che sta accadendo, e di conseguenza l'attualizzazione a volte non è che un ridurre e sminuire l'opera lirica al nostro quotidiano, non è arricchire l'opera lirica per il nostro quotidiano. La nostra regia insiste, credo, molto appunto sul personaggio di De Grieux e su quello che gli accade, cioè su questa travolgente avventura, con un finale molto, molto drammatico, e quindi su questo giovane ragazzo che all'inizio dell'opera è uno spensierato cavaliere che per l'amore che porta questa donna fatale si ritrova a dover vivere un'avventura drammatica che lo porterà alla fine.